Amici di Sanpei, buongiorno a tutti! Che bello la mattina presto camminare sul mare e andare a pescare, eh? Siamo tutti speranzosi, chissà che pesci prenderemo oggi. Sono belli i pensieri che accompagnano un pescatore nella sua camminata solitaria, giusto? Bene ragazzi, andremo a cercare subito un posto che fa per noi. A dopo! Ragazzi, innanzitutto vorrei ringraziare tutti i nuovi iscritti al mio canale, questo mi fa molto piacere. Tutti mi stanno dicendo, Lelio, è la prima volta che scopro il tuo canale e non conoscevo la tua tecnica di pesca, che è una pesca molto semplice, adatta alla portata di tutti. Avete pienamente ragione ragazzi, io con i miei video cosa voglio trasmettere? La semplicità della pesca, cioè non importa avere un'attrezzatura costosa, oppure comprare un sacco di esche, no, ma con delle canne comuni che avete in casa, con un'esca molto semplice come il pane, possiamo riuscire benissimo a fare delle ottime pescate. Ma l'importante, come dico sempre, cos'è? L'importante è divertirsi, ragazzi! Ricordatevi sempre, per far funzionare bene la nostra battuta di pesca, quando andiamo a pescare, non bisogna avere furia di mettersi subito nel primo posto che troviamo, ma dobbiamo sceglierlo con molta intelligenza. Dobbiamo guardare se si protrae verso il mare, se gli scogli sono ricoperti di alghe, di molluschi, di vita. Perché dove c'è vita, ragazzi, si chiama tanto pesce. Quindi, ragazzi, il posto che ci piacerà ci fermeremo, giusto ragazzi? E poi, una volta scelto il posto, la prima cosa da fare qual è? Pasturare con molto pane per richiamare il pesce in zona. Naturalmente ragazzi, i miei consigli sono molto semplici, però sono diversi e tutti questi consigli li ho scritti nel mio libro La pesca semplice con il pane. È un libro adattissimo per chi inizia e per chi vuole migliorare la propria tecnica di pesca. Ne approfitto per ringraziare tutti voi che mi avete commentato il mio libro e siete rimasti molto entusiasti. E questo mi fa molto piacere ragazzi, poter trasmettere la mia esperienza a qualcuno e sapere che sono stato d'aiuto mi riempie di gioia. Inoltre ragazzi, voglio ricordarvi che potete scaricare gratuitamente i primi capitoli dei miei libri sul mio sito, completamente gratis, e vai! Bene ragazzi, questo mi sembra un buon posto. Vedete quella punta lì che si protrae verso il mare? Quindi è molto più lontano rispetto a noi. Io proverei lì. Naturalmente la prima cosa da fare è buttare il pane in acqua per richiamare il pesce prima di fare la nostra lenza. Almeno ragazzi, nel frattempo gli arrivi il pesce. Questa è una furbizia, eh? Vai ragazzi, ci sarà divertito tanto. Buttare diverse palle di pane per richiamare i pesci. Bene ragazzi, la prima cosa
l'abbiamo fatta. Ora si monta il retino e si prepara la lenza. Voglio farvi vedere un modo molto semplice per legare l'amo. Naturalmente l'amo all'anellino. Si infila il nylon dentro l'anellino dell'amo, si fa un ampio cerchio, vedete ragazzi? Si prende il filo e si avvolge 4-5 volte intorno all'amo. 2, 3, 4, 5 e 7. Poi si prende il filo e si tira. Già, guardate qua ragazzi. Così ho una buona tenuta ragazzi, è passata dentro l'anello 5 o 6 giri. Ragazzi, meglio di così, vai. Ora si taglia l'eccedenza e si arma il nostro amo con il pane. Eccolo ragazzi, uno l'ho già agganciato, no, l'ho perso, peccato ragazzi. Peccato. Ragazzi, è partita anche la frizione. Si riprova, vai. Sta pescando con il pane, pasta di pane bagnata. Guardate come si fa a mettere, si prende una piccola porzioncina di pane sufficiente per ricoprire l'amo. Giusto ragazzi? Io ho uno svolazzo di 1,30 m, non di più. Lancio lontano e tengo la lenza in tensione. Come sparisce il galleggiante, ferro, vai. Pesce in diretta e lo dedico a Antonio Daniel. Una leccettina. Ha visto Antonio Daniel? Questa leccettina è dedicata a te, vai! Bravo, promesso, Mantengo sempre le parole. Vai! Allora me la mangiò, bene. Qui ci vado slamatore, ragazzi. Il pesce aveva ingollato l'amo, quindi in quei casi lì l'unica cosa da fare è tagliare il filo e rimandare il pesce in libertà. Ho rifatto nuovamente un'altra volta, ho legato l'amo. Niente ragazzi, bisogna avere rispetto per gli animali, quindi quando non c'è verso slamarlo, perché è molto in profondità, tagliare il filo, ok? Vai! Una boga ragazzi, avete visto? Questa boga la dedico a Pietro Antonelli. Vai boga! Lo sapete come ho fatto a prendere? Recuperavo lentamente, è rimasta agganciata da sì. Ha visto Pietro Antonelli? Non segnate alcun trucco, recuperare lentamente tipo spinning e le boghe rimangono agganciate da sì. Vai, guarda là che bella boghettina. Ciao boga! Già! Ha visto come del ganso pescare? Con che semplicità? Grazie al pane!
una bella occhiata, ragazzi. Oh, guardate qua, ragazzi, che bella occhiata, eh? Questa tirava, eh? Dai, ma noi si restituisce subito la libertà. Bella occhiata. Ciao, occhiatina. Che bello restituire pesci al mare. Comunque, ragazzi, se volete trattenere il pesce siete liberissimi di farlo, però mi raccomando, rispettate sempre le misure minime dei pesci. Vai, ok? Guardate qua, le lecce sono forti quando abboccano. Vedi partire il galleggiante, che è una meraviglia. Guarda che bella leccettina. Ciao, leccia, ti metto qui, guarda. Guarda là, bella. Ragazzi, le lecce si prendono anche con gli ondulanti. Avete visto il mio video quando con i jig autocostruiti ho preso un sacco di lecce? Però si prendono anche con il pane. Per prendere con il pane basta tenere sempre l'esca in movimento, tipo spinning. Guardate qua, ragazzi, io ho un galleggiante piombato, vedete, autocostruito, bianco. Perché bianco? Almeno, ragazzi, gli assomiglia a una bella midolla di pane, eh? Uno svolazzo di una cinquantina di centimetri, un amo del nostro innescato con il pane, e incomincia il divertimento, eh? Con una tecnica molto semplice e un'esca ancora di più semplice. Ma il divertimento, ragazzi, non ha prezzo. Con il pane si fa tempo ad alzare un po' più. Guardate qua, ragazzi, un'altra leccia. Per me è la stessa di Dianzi. Gli è garbato tanto il pane, mi è venuto a rifare i ripetesse, a prendere la seconda porzione. Vai, bella leccettina. Ragazzi, con il pane appena tocca l'acqua ti arriva subito il branco. Io poi ho anche poco fondo, quindi appena tocca l'acqua il galleggiante, boom, parte subito. Ganzo, sì, eh? Che si riprova ancora, vai! Guardate che belle occhiate si prende con il pane, ragazzi, eh? Guardate qua, guardate, bella, che avete visto in roba, ragazzi, con il pane. Yuhu! Belle occhiate, ragazzi, chi ne avesse una ventina di este sarebbe il pranzo, verrebbe fuori. Ciao, occhiatona.
come dei ganso, tu lanci, tu vedi galleggiante bianco, parta a razzo, va a 2000 e te tu tiri e tu senti la preda incannata, ti dice soddisfazione. Ragazzi, non importa prendere pescioni di 3 o 4 kg, a volte anche un pesciotto di archetto, e si diverte ragazzi, ma che scherzare davvero, questa è la vera pesca, la pesca di tutti i giorni, vai! Boga ragazzi, oh, allora. Quelle sono boghe autoslamanti, si slamano da sole ragazzi, da sentire il gusto di pane, l'ha detto, voglio andare a mangiare anch'io, no? Ma che scherzi, allora, che belle sparia. Fanno certi schizzi e queste boghe. Ragazzi, la vedete questa bella schiuma bianca? Allora, questa schiuma bianca che batte negli scogli è il posto delle occhiate, solo ci vorrebbe la canna fissa, perché è molto più pratica. Avete visto le belle occhiate che arriva, eh? Comunque io ho il mulinello, pesco un po' più lontano, ma lì fra quella schiuma bianca dove batte l'onda nello scoglio c'è pieno d'occhiate, eh? Osserva un attimo il galleggiante e tu lo vedi fare. Quindi ragazzi è una tecnica veramente semplice e divertente. Ma avete visto con che semplicità di mezzi? Una semplice canna di 3 metri, modificata da me. Un galleggiante autocostruito, piombato e uno svolazzo di vezza. Una cinquantina di centimetri, il finale è del 20, la lenza madre del 25, quindi è molto semplice ragazzi, l'amo dell'otto innescato con il pane bagnato. Ragazzi, guardate qua, un pesce grosso mi ha rotto il filo, il finale del 20. Va bene, l'unica cosa da fare è ricambiare l'amo, no? Perché senza amo, ragazzi, e non si pesca. Un'altra piccola leccettina ragazzi, adesso è un momento di calma, eh? I pesci, si vede la giornata un po' nuvolosa, hanno un po' rallentato. Alla regina, avete visto ragazzi? Oh, è da scivolare su questi scogli, si sta ritirando l'acqua, quindi la marea piano piano va via. E quando va via la marea, ragazzi, il pesce si allontana. Ma io finché ci posso stare ci sto. Ciao leccettina! È tutta contenta, a me lei tornava fra suoi amici, poi te lo racconta. Vedessi ganso, ragazzi, ho boccato un pezzo di pane, forte!
provatela anche voi questa emozione, ti racconta, usate la ria ora, non si ripara a pescare, anche loro le raccontano le ossi, come noi al ristorante, un ristorante, come si dice, come un mangiavo bene lì, e non uguale ragazzi, ho sentito il pane fantastico, vero? Ah, si continua a pescare. Avete visto ragazzi? Questa è l'amica di quell'altra, la stai raccontando e mi è venuta e si è trovata di molto bene. Ciao Leccettina! Ho perso! Ho perso ragazzi! Ma questo fa parte del gioco! Se si pigliava era meglio, comunque si rucchiava, sicuramente era una leccia. Come va qua, dai ragazzi, all'occhiata, un'altra occhiata, guardate qua che bella occhiata ragazzi, sono forti le occhiate, tu butti, tu vedi partire il galleggiante a razzo. Troppo bella la boccata dell'occhiata! Madonna! Questo fino ragazzi! Guardate qua che salpa bellissima! Questa ragazzi è più di 30 centimetri! Bella salpa! Guarda qua, gli si dà subito la libertà! Come tira! Guarda, la verezza! Bella, bella salpa ragazzi! Come tirava! Non porta nemmeno il retino, ha visto? Sono addomesticate, le vengano bene da sé. Come i salmoni in Alaska, l'hai visto? Gli schizzano gli scogli, uguali ragazzi! Toccato l'acqua, è partito il razzo, l'ha preso al volo, però durante il recupero si vede era stato allamato male, l'ho perso. Avete visto quanti modi diversi hanno i pesci di abboccare?
Questo l'ha presa al volo. È dando una fame di nulla. Ragazzi, una pochettina, un'altra moga, forza di mare sagita, fa tutti questi schizzi, belline le moghe, anche le moghe hanno una boccata molto decisa. Che cantata di mare del mostro, sì. Che bellezza! E noi si pesca! Già, già! Ma che caso pescare, ragazzi! Ecco l'altro, appena lanciato e subito un altro gli ha boccato. Questa è la vera pesca, ragazzi, ma non ci si annoia. Qua un'altra moga. Un'altra moga. Un'altra boga! Vai! Ragazzi, non si vede che viene, oh! Ma dai, bel boccone! Nemmeno al forno ti fanno dei panini così, ragazzi. E ci credo i pesci e di gardi il pane, no? Un'altra boga, ragazzi, boghe sono molto divertenti. Si chiamano anche occhioni, guardate belli occhioni e ciao, ciao boga boga. Concludo, ragazzi, la mia battuta di pesca, è ora di pranzo, quindi adesso vado a casa, faccio una bella camminata rilassante sul mare. La pesca è andata bene, mi sono divertito. È stato molto, molto divertente vedere i galleggianti appena toccava l'acqua, attendere un attimo e partire a razzo. Za! Che occhiate, ganze! Yuhu! Questo è il divertimento della pesca. Ragazzi, voglio dirvi una cosa. Iscrivetevi al gruppo Amici di San Pei, sia su Telegram e su Facebook. Sapete perché? Perché tutti danno dei consigli. Sia sull'attrezzatura, quale comprare, quanto deve essere lunga la canna, addirittura dicono anche il nome del posto, guarda, io vado a pescare qui, e tanti fissano, dai ragazzi, ci troviamo a pescare in questo posto, è veramente bello, ragazzi, come essere in una grande famiglia, quindi ragazzi sono orgoglioso di voi, iscrivetevi sempre a questi gruppi, imparerete tantissime cose. Poi ci sono altri amici su YouTube che mi hanno chiesto di essere salutati. E allora Antonio Daniel mi aveva detto, dedicami un pesce in diretta. Ha visto Antonio, te l'ho dedicato? Poi vorrei salutare anche Mattia Silvio Massa. Ciao Mattia. Sirio Volpi. Ciao Sirio. Pietro Antonelli, anche lui mi aveva chiesto un pesce in diretta. Ha visto Pietro Antonelli? Vai. Poi Michele,
Ciao Michele. Toto, vorrei salutare anche un amico dalla Francia. Io lo conosco con due nomi. Il s'appelle Bruno Del Piero e Franck Soussien. Au revoir, mes amis, merci beaucoup. Toujours pour votre commentaire, vous êtes très gentil. Au revoir, mon ami, à bientôt. Bene ragazzi, cosa vi devo dire a questo punto? Io vi ringrazio tantissimo, grazie ai nuovi iscritti abbiamo superato le 20.000 iscrizioni, questo mi fa molto piacere, ma mi dà sempre nuovi stimoli per seguirvi sempre e per dirvi sempre i miei piccoli ma semplici segreti che fanno funzionare la pesca. Avete visto ragazzi? In 448, con la semplicità, come ci siamo divertiti. Ma potete farlo anche voi seguendo i miei consigli che sono anche scritti nel mio libro La pesca semplice con il pane, che si trova su Amazon. Vai, iscrivetevi sempre al mio canale ragazzi. Alla prossima. Yuhu! E che San Pei sia sempre con noi. Vai!